miracolo. Una forza così piccola, ma così dirompente, e una vita che cresce al ritmo di due cuori che battono insieme. Donna, madre, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi, ma non molli, e sei perfetta così come sei. Donna, madre, tu non sei sola. In un commovente video contro la violenza sulle donne, Marisa Leo, una donna di 39 anni e responsabile marketing di un'azienda vinicola, ha espresso con passione il suo impegno contro il femminicidio. Tuttavia, il destino ha voluto che Marisa diventasse una vittima di violenza, perdendo la vita il 6 settembre scorso a Marsala, Trapani. Il responsabile di questo tragico evento è stato il suo ex compagno, Angelo Reina, un imprenditore di 42 anni e padre della loro bambina di 4. Nonostante la fine della loro relazione, Reina non aveva accettato la separazione e aveva continuato a perseguitare Marisa, tanto che nel 2020 la donna aveva denunciato il suo stalking. Purtroppo l'anno scorso aveva ritirato la denuncia, credendo che lui avesse imparato la lezione e le avesse permesso di vivere in pace. Angelo Reina ha preso una decisione nefasta. Ha deliberatamente scelto che la sua ex compagna dovesse perdere la vita. Era convinto che se non poteva averla, allora nessun altro avrebbe dovuto farlo. Questo delitto appare chiaramente premeditato. L'imprenditore ha organizzato un incontro con Marisa all'interno dell'azienda di famiglia denominata Colomba Bianca, situata nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo, usando come pretesto la necessità di andare a prendere la loro figlia. Ma è risultato essere una trappola, poiché Angelo si è presentato all'appuntamento armato. Nel culmine di una discussione accesa, ha impugnato un fucile e ha aperto il fuoco, sparando 3 colpi mortali contro la sua ex compagna. Successivamente ha lasciato precipitosamente la scena, abbandonando Marisa priva di vita e riversa a terra, circondata dal suo stesso sangue. Dopo l'atroce crimine, Angelo è rimasto sconvolto e senza una meta precisa, vagando senza uno scopo definito. Solo in seguito, un automobilista di passaggio lungo l'autostrada A29, precisamente all'altezza dello svincolo di Gallitello, lo ha individuato. L'uomo si trovava fermo sul cavalcavia, con una pistola in mano, in procinto di suicidarsi. Il passante non ha avuto il tempo di allertare i soccorsi, poiché l'imprenditore si è tragicamente tolto la vita pochi istanti dopo l'incidente. Al momento dell'arrivo della polizia sul luogo, non è rimasto loro altro compito se non constatare il decesso dell'uomo. Tuttavia, in breve tempo, gli investigatori hanno compreso che il caso era molto più complesso di quanto sembrasse inizialmente e nascondeva una raccapricciante verità. Nell'auto del 42enne, gli agenti hanno scoperto la presenza di ulteriori armi e si sono resi conto che anche un fucile era stato utilizzato da poco tempo. Di conseguenza hanno iniziato una serie di approfondimenti, rivelando che nel pomeriggio precedente l'uomo aveva organizzato un incontro con la sua ex compagna all'interno dell'azienda di famiglia. Tuttavia, le ripetute chiamate al telefono della donna erano rimaste senza risposta, lasciando aperte molte domande sul tragico evento. Gli investigatori hanno iniziato a nutrire timori sinistri, sospettando un tragico epilogo in un caso di omicidio-suicidio. Hanno quindi prontamente fatto rotta verso le cantine dell'azienda vinicola Colomba Bianca, dove la 39enne svolgeva il suo lavoro e dove si era svolto l'incontro con l'ex compagno. La macchina della donna era ancora parcheggiata lì e all'interno della tenuta agricola si trovava il corpo martoriato di Marisa. Questo tragico evento rappresenta un ennesimo esempio della violenza perpetrata da un uomo nei confronti di una donna che, nonostante le difficoltà, cercava di mantenere un rapporto cordiale per il bene della loro giovane figlia. Ora la piccola è rimasta orfana e l'intera comunità è sconvolta per la triste fine di questa madre. Una donna di grande stima in tutta la Sicilia, apprezzata sia per la sua competenza nel settore vinicolo, sia per il suo impegno nel combattere la violenza di genere. Un video dell'associazione Le Donne del Vino Sicilia sta rapidamente diventando virale sui social network, con migliaia di visualizzazioni.
Nel video vediamo Marisa Leo, vestita di bianco e con il pancione, inviare un potente messaggio di speranza rivolto a tutte le vittime della violenza perpetrata dagli uomini. La sua intenzione era quella di infondere fiducia e determinazione, incoraggiando le giovani donne a denunciare il bullismo e gli abusi subiti. Era il 2019 e in quel momento Marisa non poteva immaginare che la stessa tragica sorte l'avrebbe colpita. In quel periodo era felice e condivideva la gioia dell'attesa della sua piccola. Questa gioia, purtroppo, è stata di breve durata e col tempo si è trasformata dapprima in dolore e poi in paura. La situazione è diventata così preoccupante che un anno dopo Marisa è stata costretta a denunciare l'uomo per stalking, dando il via a un processo legale. Tuttavia, per il bene della loro figlioletta, ha deciso di ritirare la querela. Mai avrebbe immaginato che alla fine sarebbe stata proprio lei a perdere la vita per mano dell'uomo che un tempo sosteneva di amare.